Ciao a tutti! Nelle prossime 6 settimane vedremo alcuni semplici esercizi che potranno aiutarci a mantenere il nostro benessere. L'allenamento è sempre impegnativo, ma i risultati sono la soddisfazione più dolce che possiamo raggiungere. Lo step è un esercizio fondamentale per il quadricipite femorale, però portate molta attenzione alla fase di discesa, che deve essere lenta e controllata. Nella distensione del braccio e della gamba opposta in posizione di plank, curate necessariamente l'equilibrio. Il ponte monopodalico con gamba accavallata è un esercizio incredibile per i glutei e il bicipite femorale, quindi eseguitelo con la massima precisione. Le alzate frontali sono un esercizio importantissimo per la parte anteriore del deltoide. Mi raccomando, però, durante l'esecuzione dell'esercizio cercate di contrarre molto gli addominali. Nella posizione di plank, laterale su gomito, maggiore è l'elevazione del bacino e migliore sarà il risultato. Il push-up, o più comunemente chiamato flessione, è l'esercizio principe di ogni preparazione atletica. In questa prima settimana vi lascerò anche effettuarlo sulle ginocchia. Il primo esercizio che andiamo ad affrontare è il plank. Il plank è la posizione fondamentale della core stability. Mi raccomando, controllate bene che l'angolo del gomito in appoggio sia alla stessa altezza delle spalle. Per stimolare i vostri bicipiti effettuiamo un curl, però in isometria, ossia manteniamo la posizione per 30 secondi. Il crunch è l'esercizio base per gli addominali. L'unica cosa che dovete ricordare è che il movimento non parte dalla testa, ma parte direttamente a livello dell'addome. Fissate un punto in alto e eseguite l'esercizio. Il nostro benessere non deriva solo dall'attività fisica che pratichiamo, ma anche da come ci nutriamo. Ad esempio, io scelgo Misura Stevia, il dolcificante di origine naturale a 0 calorie, per limitare l'assunzione di zuccheri e restare in forma.